Fine stagione Valentino Rossi scenderà dalla Ducati e tornerà in sella alla Yamaha, alla conclusione di un biennio a dir poco deludente in sella alla moto italiana. Sentiamo Stefano Gatti e Luca Mulder. La sostanza era già nota da martedì, adesso c'è anche la forma. Pochi minuti dopo le 9 di questa mattina la Ducati ha annunciato la conclusione del rapporto con Valentino Rossi al termine del campionato del mondo della MotoGP di quest'anno. Ma il dottore, come previsto, resta a piedi solo un'ora. Alle 10 infatti è la volta del comunicato di Yamaha Motor Company, che annuncia l'ingaggio di Valentino nel proprio team ufficiale per le stagioni 2013 e 2014. Insomma, Rossi in sella alla rossa solo per altri 8 Gran Premi, da quello di Indianapolis, con il quale il mondiale riprenderà domenica 19 agosto, a quello della Comunità Valenciana, che il prossimo 11 novembre metterà fine alla stagione, e ad un'avventura che per Valentino e la Ducati doveva essere un sogno che si trasforma in realtà, ed invece è stata tutto un incubo, condito da molte cadute, la conseguenza più diretta dell'incompatibilità conclamata tra lo stile di vita del dottore e le caratteristiche della rossa di Borgo Panigale. Un biennio illuminato da rarissime soddisfazioni. Due sole volte sul podio insieme, entrambe alle mani. Terzo posto nel 2011, secondo quest'anno. Troppo poco per continuare l'inseguimento al gradino più alto. Valentino dunque torna in sella alla Yamaha, sulla quale era salito una prima volta nel 2004, dopo la separazione della Honda. Yamaha, con la quale aveva conquistato molto significativamente 46 successi e 4 titoli ridati, e dalla quale era sceso 2 anni fa, al termine di una stagione segnata dall'incidente del Mugello e dalle 2 ultime vittorie in bianco-blu, mentre il compagno di squadra Jorge Lorenzo metteva le mani sul suo primo titolo, quel Lorenzo che adesso Valentino ritrova nel box a fianco e che nel frattempo, complice l'autopensionamento di Stoner, è diventato il numero 1 della MotoGP, oltre ad essere il leader del mondiale. Consumato il divorzio, ora toccherà valutare l'entità delle conseguenze dei danni che inevitabilmente produrrà una delle unioni peggio riuscite nella storia degli sport motoristici. Nel biennio rossiano, la Ducati ha consumato energie umane e finanziarie per assecondare senza successo le richieste del pilota. Allo stesso tempo Valentino è stato sottoposto ad uno stress psicologico fuori dalla norma. Per squadra e pilota si è trattato di un'esperienza devastante, non solo nei risultati che non sono mai arrivati. Dietro le parole di circostanza del comunicato si nascondono rancori per l'atteggiamento del pilota che quest'anno non è mai stato morbido con la Ducati. Di riflesso Rossi lascia un carico di rabbia difficile da smaltire, perché se è vero che i tecnici hanno lavorato per sviluppare la moto, non l'hanno mai fatto seguendo le sue reali richieste. Così Valentino ha battuto il suo record di cadute volando per terra anche da fermo, roba che dalle parti di Bologna qualche interrogativo in più avrebbe dovuto porre. Ora ognuno per la sua strada. Rossi alla ricerca del tempo perduto in una sfida ai limiti dell'impossibile con Jorge Lorenzo. La Ducati, con la conferma di Aiden e il probabile arrivo di Dovizioso, dovrà comunque fare una profonda riflessione sui metodi di lavoro, sullo sviluppo della moto, ma soprattutto sulla filosofia di un progetto che un solo pilota, che è di Stoner, è riuscito ad assecondare.